È in corso in questo istante al Palazzo dei Cavalieri di Malta di Mazara del Vallo l'incontro fra il commissario di Belice Ambiente Soni Alfano e i rappresentanti del comune di Mazara del Vallo per trovare una soluzione alla situazione incresciosa riguardante gli operai di Belice Ambiente e alla situazione difficile che si sta vivendo per quanto riguarda i rifiuti in città. Abbiamo raggiunto un accordo con gli uffici del comune di Mazara, stiamo verbalizzando, loro domani mattina versano subito 900.000 euro e noi vi pagheremo immediatamente sicuro due mensilità, quindi luglio e agosto vi vengono già liquidate immediatamente. Le altre cifre su cui il comune e gli uffici tecnici della Belice Ambiente non è che non hanno raggiunto un accordo, c'è qualche discrasia, nel senso che magari loro non riconoscono, vogliono riconosciuta qualche integrazione che loro hanno fatto. Noi invece sappiamo che quelle contestazioni non hanno motivo di esistere, però siccome non vogliamo chiudere la porta, perché per noi il dialogo è fondamentale, perché voi dovete percepire gli stipendi, perché lavorate, avete lavorato, io non finirò mai di ringraziarvi per quello che avete fatto, perché nonostante 5 mesi di stipendio voi continuate a lavorare e stasera andrete a lavorare. Quindi siccome non dobbiamo chiudere la porta e per noi il dialogo è fondamentale, già nei prossimi giorni il tavolo tecnico continuerà, proprio perché dobbiamo arrivare ad appianare la situazione e dobbiamo presentare il bilancio, quindi ci deve essere un allineamento di bilancio in toto. Quindi il comune verserà immediatamente domani mattina 900.000 euro. Con quei 900.000 euro noi vi pagheremo subito luglio e agosto. Se resta qualcosa, speriamo di poter pagare qualche altra cosa. Abbiamo già chiesto al comune di Mazara di fare anche un pagamento per dicembre. Va bene? Quindi per favore, adesso... No, non mi dovete ringraziare, no, no, no. Non mi dovete ringraziare perché è quello che vi spetta, il vostro stipendio. Vi spetta di diritto, non dovete ringraziare nessuno per avere il vostro stipendio. Quello che io vi chiedo è non cedete a nessun tipo di provocazione, quello che io vi sto dicendo è quello che stiamo verbalizzando sopra, quindi qualsiasi altra informazione dall'esterno, a meno che io torno sopra e si rimangiano tutto, ma non stiamo parlando di queste cose, qualsiasi altra informazione arrivi dall'esterno, per favore non cedete a nessun tipo di provocazione, quindi andate a lavorare per quello che può essere la tranquillità, sapendo che domani mattina loro, gli abbiamo anche detto di farlo immediatamente il versamento, e loro hanno detto che domani mattina loro alle 9:30 faranno il mandato. Va bene? Signora Fano, io sono venuto a lavorare qui a ottobre, c'è qualche cosa per me? Perché se pagano 2 mesi io... Per ora pagano luglio e agosto e lei deve comprendere che i suoi colleghi hanno lavorato per tanti mesi. A Peggiosino ancora non hanno pagato. No, no, Petrosino stava facendo i conteggi per un mandato. Lei per questa cosa però ne deve... Se ci sono Mazara io... No, no, lei è in carico a Mazara da ottobre e quindi fino a ottobre, lei da quando non verrà corrisposto, da quella data deve essere fino a ottobre. Sarà il comune di Petrosino che sta facendo dei conteggi, perché so che sta facendo dei conteggi. Io però ora come ora posso dare certezza su quello che è finito, che riguarda la riunione che è appena finita. Speriamo che ci può dare pure settembre e ne abbiamo una poco le pensioni. Io me lo auguro, quando fosse per me vi pagherei anche già ora la 13ª, fosse per me. Quindi diamo atto che siamo riusciti a trovare un punto di accordo. No, no, con valuta venerdì. Questo è quello che noi stiamo verbalizzando. Questo è quello che noi stiamo verbalizzando, va bene? Va bene. Soddisfatta perché porto a casa un risultato nell'interesse dei dipendenti della Belice Ambiente, quindi sotto questo punto di vista sono sicuramente soddisfatta, però è un tavolo tecnico che non può fermarsi qui, la mia presenza non doveva nemmeno essere oggi qui, è un tavolo fra tecnici, visto che comunque non si arrivava ad una soluzione, come si suol dire, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, quindi in questa condizione per amore dei dipendenti della Belice Ambiente, in questo caso di Mazara, io ho messo da parte tutto e ho preferito venire qui, portare le carte, perché
non era nemmeno gradevole questo continuo rimpallo, queste informazioni, abbiamo ragione noi, non erano ragione loro. Qua non c'è qualcuno che ha ragione, qua ci sono dei lavoratori che hanno prestato la loro attività ed è giusto che venga corrisposto il loro stipendio. Quindi siccome era, come dire, stava andando troppo avanti e troppo per le lunghe si stava protraendo questa situazione, ho preferito oggi portare io qui i tecnici e le carte, e davanti alle carte abbiamo trovato un accordo. Dottoressa, allora si è aperto il dialogo fra lei e il sindaco? Che sta... No, io ho parlato con i tecnici del comune. Il sindaco non era presente? No, non è presente il sindaco. Va bene, grazie. Allora, siamo creditori di 4 mensilità, più la 13ª che è già in corso, sta finendo quest'altro mese. Siamo contenti magari di portare un risultato, che portiamo un pezzo di pane a casa. Avremmo voluto averli tutti i nostri soldi, perché dopo 5 mesi i creditori avanzano da noi, da parte di fuori, molto più. Però speriamo, visto che già si è aperto un tavolo d'incontro e che già il comune sta versando una somma di 900.000 euro, speriamo che prima di Natale percepiremo gli altri stipendi. Soddisfatto di questo incontro? Sì, è evidente che tutti i miei colleghi sono più che soddisfatti, nonostante indubbiamente si aspettavano molto di più, ma già abbiamo raggiunto ottimi risultati. La nostra prerogativa e il nostro sforzo andrà ben oltre, continueremo a lavorare indubbiamente e poniamo la nostra fiducia nelle istituzioni, sia nell'Alfano sia anche nel sindaco Cristaldi e tutto l'organico e via di seguito, affinché si possa procedere celermente verso la soluzione del problema, che sia SRR, che sia il passaggio, che sia, diciamo così, perché questa storia praticamente deve avere un termine, deve avere un'evoluzione, e dobbiamo praticamente mandare avanti le famiglie e dobbiamo risolvere questo problema. Siamo qui ancora una volta per proseguire insieme. Aspettiamo notizie sulle evoluzioni della SRR, del proseguo di ciò che è la situazione. E ci terremo questa volta informati passo passo, visto questo percorso dissestato che abbiamo notato, questa mancanza di chiarezza anche nei nostri confronti, questa mancanza di notizie, questo percorso, ripeto, dissestato e pieno di buchi neri a noi sconosciuti in quanto poveri, diciamo così, umili, impiegati, ultima ruota del carro. A questo punto noi ci terremo informati il più possibile, perché abbiamo bisogno di sapere cosa si fa giorno per giorno affinché si possa arrivare alla soluzione del problema, per avere un paese pulito e finalmente poche discordie e la soluzione del problema. Siamo con il sindacalista Donato Giglio, oggi un incontro cruciale per la situazione riguardante i vostri iscritti. Cosa vi aspettavate e se siete rimasti soddisfatti di quello che è uscito fuori? Allora, si è arrivati forse ad un epilogo, positivo almeno in parte, ma ciò che preme evidenziare è una cosa importante. Finalmente viene fuori la verità, o almeno gran parte della verità. Tutte le dichiarazioni fatte financo ieri, dove il comune Mazzara del Vallo non doveva nulla a Belice Ambiente, anzi forse secondo le tesi di qualcuno era Belice Ambiente che era in debito il comune Mazzara del Vallo, erano solamente falsità, perché è stato, come dire, messo nero su bianco, intanto che il comune sta anticipando 900.000 euro e ci sono altri conti ancora da fare, quindi altro che il comune non doveva niente, altro che abbiamo pagato, siamo tutto a posto. Quindi forse è arrivato il momento, come auspicavo ieri, che il sindaco ha capito finalmente che doveva smetterla di provocare la gente e che doveva mettere, come si suol dire, mani al portafoglio e pagare il legittimo dovuto ai lavoratori. Non vorremmo però che questo annuncio di questa sera, come è accaduto in passato, si tramuti poi, come dire, in una beffa, dovendo scoprire magari fra qualche giorno che sì, ma noi stavamo pagando, ma non possiamo pagare, non abbiamo cassa, non abbiamo liquidità, perché è già accaduto in passato. Non vorremmo che si ripetesse, che sarebbe l'ulteriore beffa. Speriamo che il sindaco abbia capito che sulla pelle dei lavoratori non si può scherzare e che sia giunto il tempo di pagare puntualmente la Belice Ambiente, affinché Belice Ambiente possa pagare puntualmente i propri lavoratori.